sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, sono le 19.07, buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV All News di Venezia, in attesa di collegarci, perché purtroppo ci sono dei ritardi a causa degli ennesimi problemi tecnici che non dipendono da noi, né da Venezia né da Treviso. Saluto a proposito a Treviso la regia centrale, a Rosario Moreno, che appunto grazie a lui possiamo andare in onda. Saluto anzi, faccio un breve anticipo, l'ospite che abbiamo già in collegamento da Roma, la giornalista freelance Margherita Furlan. Ho detto bene, Margherita? Ciao Margherita. Ciao a tutti, buonasera, hai detto bene, grazie. Prego, benissimo. Allora, ottimo, come dico sempre. Allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione, un breve sguardo alla rassegna stampa della nostra testata Pianeta Oggi TV. Dunque, a taglio primo abbiamo in via eccezionale una informazione che ci proviene dalla Val di Chiana Senese. Scadenza ravvicinatissima, occorre attivarsi per presentare le domande. Arrivano dallo Stato gli aiuti per i danni provocati dal maltempo ad ottobre. Avviata una complessa macchina che vede coinvolti l'Unione dei Comuni e gli enti. Aiuti in arrivo dalla Protezione Civile anche per i comuni della Val di Chiana Senese, colpiti dalla violenta ondata di maltempo a fine ottobre. 7 le municipalità dell'area ammesse ai fondi straordinari, e cioè Chiusi, Montebuciano, Pienza, San Milano, Sinalunga e Trequanda, sui cui territori la violenta perturbazione tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre provocò i danni maggiori a causa della pioggia ma anche del vento. Ecco, c'è questo denominatore comune, il vento fortissimo sia lì in centro Italia che anche qui nell'Alto Veneto, nella Carnia. Ecco, c'è questa caratteristica che noi la stiamo tenendo sotto controllo. E quindi questo era, insomma, un'informazione di servizio molto importante, siccome noi siamo presenti molto lì nelle zone del centro Italia, in modo particolare nella Toscana, tramite la Telidea, la storica televisione terrestre Telidea da Chianciano Terme, che ora è possibile riceverla sul 190 in tutta la Toscana dal Monte Serra, e altresì ci sentono anche per radio tramite l'emittente di Grosseto, RBC Grosseto. E quindi era giusto, insomma, questo comunicato poterlo mettere in taglio primo, perché appunto è importante, riguarda la cittadinanza, e quindi essendo che siamo seguiti lì in Val di Chiana, Val d'Orcia e non solo, anche in Umbria come sito, come testata giornalistica, era giusto quindi metterlo ben presente sotto i riflettori. Poi ancora abbiamo uno speciale di Pandora TV, Parigi massima allerta. A seguire il patto sporco, presentazione del libro Il patto sporco, Palermo 18 dicembre. Quindi qui uno può andare a rivedere un po' il tutto. Poi abbiamo gli esteri, le prime voci contro le ingerenze sioniste di Margherita Furlan, che a breve la sentirete intervistata da Viano Api. Poi ancora un altro articolo, sempre siamo qui già a taglio medio, sempre di Margherita Furlan, segnali generali di disordine prodotti da un cambio d'epoca. E quindi vediamo se abbiamo qualcos'altro da potervi evidenziare di importante. Continua purtroppo la crisi dell'emittenza radiotelevisiva locale in Italia, perché attenzione, questo problema è solo in Italia, e questo già dovrebbe farci alzare le antenne, perché è una cosa abbastanza anomala a nostro avviso. E qui abbiamo uno spot dell'Area
per un efficiente stato sociale, così si intitola lo spot. Il filmato descrive l'impegno dell'AREA, Radio Televisione Europea Associate, a costruire un nuovo ed efficiente stato sociale. Poi ancora ricordiamo in prove tecniche la frequenza degli 819 kHz in AM di radiodiffusione europea. Ecco, ricordo che per coloro che ascoltano questa emittente, che collabora con noi tra altre cose, ci sono dei problemi tecnici sulla frequenza dei 1584 kHz. Molto probabilmente non la sentirete o la sentite molto male, quindi per coloro che ci seguono da Trieste vi invito a sintonizzarvi sugli 819 kHz, ma è una cosa che avrà, diciamo, breve, un problema che ha breve durata. D'altronde è un emittente che sta, ve lo assicuro, perché insomma la conosco bene, sta facendo veramente i salti mortali per superare tanti ostacoli inutili messi lì appositamente, sempre dei rompiscatole di turno, perché molto probabilmente, non so, un emittente in AM dà fastidio, non si capisce perché, e quindi questi nostri colleghi stanno veramente facendo i salti mortali per superare un po' tutte queste situazioni. Un emittente che ha la concessione, un emittente regolarissima, che trasmette in AM sui 1584 e 819 kHz. Quest'ultima poi è anche una frequenza storica, e quindi ecco, rimaniamo attenti, seguiamo anche questa cosa, questo progetto di RDE. Se poi qualcuno volesse ascoltarla anche in internet, basta che si sintonizza, diciamo così, tra virgolette, sul sito internet radiodiffusioneeuropea.net. 19:14, credo che i problemi da Pordenone tutto a posto, Massimo, tutto a posto, ecco, abbiamo Alviano con noi. Ecco, chiedo lui alla regia centrale, ci siamo? Come sì, messi? Sì, ci siamo. Alviano, ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Ci sono, ho sentito tutto quello che ha detto Massimo. Perfetto. Allora io cedo linea direttamente ad Alviano, già pronta in collegamento da Roma Margherita Fulan, a voi la linea, noi ci sentiamo al termine per eventuali aggiornamenti delle notizie. Prego. Ecco, grazie, buonasera ai nostri ascoltatori, scusate per gli inghippi tecnici. Questa sera abbiamo un importante collegamento con la giornalista Margherita Furlan, che ha collaborato per diverso tempo anche con Pandora TV e che noi conosciamo come un'esperta soprattutto di fatti internazionali. Intanto, Margherita, grazie per essere con noi questa sera. Grazie. Grazie a te, Alviano. Ciao. Allora, diciamo che gli eventi a livello internazionale, globale, di peso, si susseguono l'uno all'altro. Abbiamo avuto le importanti elezioni brasiliane che ci fanno, il Brasile ricordiamo è uno stato di 8 milioni di chilometri quadrati con 220 milioni di abitanti, ricchissimo di risorse, che sta prendendo una piega preoccupante. Abbiamo avuto forti crisi tra Ucraina e Russia, tensioni tra Cina e Stati Uniti, ma in particolare anche tra Israele e Libano. Ci sono moltissime cose che sono in pentola, oltre al fatto che l'Italia, per questioni economiche, si trova a duellare con la Commissione Europea. Bene, noi però, Margherita, io con te partirei dalla vicenda francese dei gilet gialli. È una situazione veramente esplosiva per certi aspetti, ma interessante per altri, e siamo molto interessati a sapere il tuo punto di vista. Grazie Alviano per l'introduzione e per la domanda. Io volevo, indipendentemente dalla situazione internazionale che sta veramente in un clima
che è in un clima incandescente. Volevo però aggiornarvi anche sulla situazione romana, che non è molto piacevole, nel senso che io sono chiusa qui dentro in casa, abito a Roma Nord da questa mattina. Ho provato anche mezz'ora fa a riaprire la finestra, ma l'ho richiusa immediatamente perché non so se sapete, questa notte alle 4:30, questa mattina c'è stato un incendio sulla Salaria all'impianto che gestisce i rifiuti, all'impianto dei rifiuti di Roma e della provincia di Roma. E l'incendio, cioè, è stato molto, molto visibile, molto grande, e le nubi si vedono ancora adesso da tutta l'altra parte della città, cioè a sud, hanno sovrastato l'intera Roma, e l'odore che su tutta Roma nell'aria è presente è molto molto forte. Non so quali siano i dati dell'ARPA sulla qualità dell'aria, ma mi sembra che la situazione possa essere considerata preoccupante. Quindi questo non c'entra niente con la situazione internazionale, però ci tenevo a farlo sapere perché non so quanto ne parleranno, però sinceramente vedere Roma con delle nubi così nere che la sovrastano e con un odore del genere fa una certa impressione, a mio avviso. Immagino, io volevo dirti che ho sentito verso le 2 un telegiornale radio in cui il sindaco Raggi diceva, appunto dava notizia che fino a quel momento non la sapevo di questa difficilissima situazione proprio a Roma. Siamo ancora Però qui. non sapevo che le condizioni proprio dell'aria fossero così, lì dipende molto dai venti e dalle direzioni e da dove ci si trova e soprattutto in quanto tempo si riuscirà a spegnere l'incendio. Esatto, questo è preoccupante. Comunque, tornando a noi, è una situazione che non mi era mai capitato di vivere, sinceramente, ed è particolare anche perché penso che possa. Al di là del fatto sia un atto doloso, colposo, non lo sappiamo, ma penso che sia una situazione che può succedere ovunque, nel fatto che succeda in una capitale a questi livelli e dopo quasi un'intera giornata siamo ancora chiusi qui dentro, è abbastanza indicativo di quanta poca attenzione noi italiani, noi popolo italiano, diamo, secondo me, all'ambiente e a tutto ciò che riguarda l'ambiente. E nei conti noi viviamo questo pianeta dovremmo trattarlo probabilmente molto meglio, onde evitare di farci male anche noi, non solo il pianeta. Comunque, tornando ai giri gialli, sicuramente la situazione è, come dicevo, incandescente, è una bella situazione che ha invaso un po' tutta la Francia e che ha costretto il presidente Macron ieri sera a venire allo scoperto in diretta televisiva, facendo delle promesse importanti a livello economico, promettendo quindi un salario minimo. Un crescente salario minimo pari intorno ai 1.200 euro, promettendo di abolire le imposte sul lavoro straordinario e promettendo anche di cancellare l'aumento delle tasse sulle pensioni che è già in essere da un anno. Queste misure avrebbero un costo di, quindi oggi ne hanno parlato poi nel Parlamento francese, queste misure avrebbero un costo di 15 miliardi di euro all'anno. Quindi lo stesso governo francese, non economisti esterni, ma lo stesso governo francese ha stimato che queste misure porterebbero il rapporto deficit-PIL francese al 3,4% per il 2009. 3,4% per il 2019. Ora noi sappiamo che l'Italia sta trattando aspramente con Bruxelles e proprio in queste ore Conte sta vedendo i vertici dell'Unione Europea per portare il nostro rapporto deficit-PIL dal 2,4% previsto all'1,9%, neanche al 2 ma all'1,9%, con una previsione di tagli sulla nostra sanità e su tutto quanto ciò che concerne il welfare, una previsione di tagli pari a 7 miliardi di euro. A questo punto l'interrogativo principale è capire se nell'Unione Europea ci sono stati di serie A,
o stati e stati di serie B, oppure se effettivamente sia Francia che Italia verranno valutate allo stesso modo. Ovviamente Macron a questo punto non aveva alternative se non cedere in qualche modo, perché comunque i sondaggi già ci dicono del suo calo di simpatia, diciamo Mi è così. finito al 18% l'ultima percentuale che ho sentito. Sì, 18%. Non sappiamo se ci sono, non sappiamo di per certo se ci sono degli infiltrati e che tipo di infiltrati ci sono all'interno dei cosiddetti gilet gialli. Sappiamo comunque che alcuni di loro sono molto vicini a generali dell'esercito che sono stati licenziati l'anno scorso e durante anche i primi mesi di quest'anno da Macron. Però non abbiamo le prove di chi effettivamente si sta muovendo in parallelo, perché è evidente che ogni volta che ci sono delle manifestazioni, le manifestazioni popolari vengono comunque sempre seguite dall'esterno in qualche modo, ma in questo momento non sappiamo quali interessi ci siano in ballo e in gioco. Sappiamo però che comunque Scusa, Margherita, in realtà almeno le notizie che sono rimbalzate qui da noi all'inizio sembravano tutte concentrate su una protesta volta a scongiurare un aumento del costo dei carburanti, però sembra che non sia assolutamente tutto qui. una protesta del genere di così grandi proporzioni ovviamente non può essere dettato semplicemente dall'aumento dei carburanti. Infatti il coordinamento dei gilet gialli poi ha subito emesso un comunicato con una richiesta di 34 punti che prevedeva tutta una serie di richieste principalmente economico-finanziarie. Sostanzialmente un programma vero e proprio di governo che riguarda poi l'eliminazione delle misure di austerity. Sappiamo che la Francia è sempre stata agevolata rispetto all'Italia, ha un rapporto di debiti molto più alto rispetto al nostro e forse a questo punto la popolazione inizia a soffrirne un po' troppo e quindi non si tratta semplicemente del carburante, ma c'è qualcosa che non va proprio a livello di welfare, a livello di popolazione, ma sicuramente c'è qualcosa che non funziona anche a livelli più alti, perché è appunto molto strano che ci sia una vicinanza di una parte dei gilet gialli a troppi generali, ex generali dell'esercito francese. E questo è molto strano, però per il momento non abbiamo delle prove precise. Ci sono delle foto che circolano in rete, ci sono degli articoli che sono stati pubblicati dal Monde, che non è l'ultimo dei quotidiani francesi arrivati, anzi, Le Monde è il quotidiano che è più vicino al governo francese da sempre, storicamente, e che ha avanzato dei dubbi su questa protesta, dei dubbi con delle infiltrazioni molto importanti, ma sono appunto per il momento dei punti di domanda su noi non siamo presenti in Francia e non possiamo verificare personalmente di cosa effettivamente si tratti. Sappiamo che comunque Macron ha ceduto in questo momento e a questo punto diventa importante la reazione di Bruxelles, valutare come Bruxelles si comporterà di fronte a la stima dell'aumento del rapporto deficit-PIL e come si comporterà anche nei confronti dell'Italia. È evidente che l'Europa in questo momento è al centro uno dei continenti al centro dei movimenti internazionali, molto di più di quanto non lo fosse in passato. Perché? Perché i popoli si stanno in qualche modo svegliando, diciamo così, e stanno votando in maniera diversa rispetto a prima e dove non possono votare, come in Francia, perché le elezioni ci sono già state, scendono in piazza. Quindi c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non torna e quindi sempre di più, mentre ci avviciniamo a maggio alle elezioni europee,
Bruxelles tiene le antenne alte per verificare quello che sta succedendo. Diciamo che i paesi di vecchia data, quelli paesi fondatori dell'Europa, non se la stanno passando molto bene, mentre invece sembra quasi che l'Europa in questo momento la stiano facendo gli ultimi arrivati, i paesi dell'est soprattutto, che economicamente stanno meglio di noi e stanno reggendo le dinamiche economiche e finanziarie europee meglio di noi. Quindi vedremo Bene, quello che scusa Margherita, da questo punto di vista, diciamo per esempio la Polonia, mantenendo la sua moneta, si sta aggiustando molto meglio all'interno del mercato però euro. non possiamo neanche dare tutta la colpa all'euro, sicuramente. Non è semplicemente una questione Ah, finanziaria, siamo perfettamente d'accordo. sono molti altri meccanismi. Sappiamo che comunque al centro c'è la figura di Mario Draghi, italiano, presidente della Banca Centrale Europea, che manovra molte cose. Per certi versi ci ha dato una mano con il quantitative easing, poi pare che dal 31 dicembre il quantitative easing non ci sarà più o comunque calerà, e quindi evidentemente l'aiuto che abbiamo avuto che c'è stato per le nostre banche probabilmente verrà meno, quindi la situazione cambierà di nuovo. È evidente che questo tipo di Europa non sta più in piedi perché è diventata un'Europa a carattere finanziario, non è più l'Europa dei diritti che noi da giovani sognavamo, è qualcosa di diverso che necessariamente dovrà essere modificato in qualche modo. Il punto di domanda principale è come potrà essere modificato, prendendo spunto dai gilet gialli e scendendo in piazza, quindi in maniera pacifica, oppure potrebbe succedere anche dell'altro, non lo sappiamo, speriamo che i cosiddetti governanti accolgano le richieste che vengono dai popoli e dai nuovi governi e si riesca a migliorare e a fare qualche passo indietro, si riesca a migliorare questa Europa che dovrebbe essere un'Europa dei popoli. Questo è il nostro augurio, ovviamente. Poi domani probabilmente ne sapremo qualcosa di più perché ci sarà già stato l'incontro tra il nostro presidente del Consiglio Conte e Juncker, e quindi vedremo quali misure potranno essere prese. Ma è importante anche da sottolineare che i gilet gialli si sono mossi non solamente in Francia, ma si sono mossi anche in Germania. E credo che non sia un caso perché la Germania, come tutti sappiamo, è il paese dall'economia più forte in Europa, ma si sono mossi anche a Bruxelles, tant'è vero che c'è stato quasi un assalto nei giorni scorsi al Parlamento europeo. Quindi questi manifestanti si stanno spostando nel centro dell'Europa, sono arrivati anche da noi, a Torino precisamente, ovviamente con delle ideologie diverse, differenti rispetto ai gilet gialli francesi, ma comunque la protesta si sta espandendo, quindi dobbiamo comunque riaggiornarci e vedere come proseguirà questo tipo di protesta. Sicuramente i francesi non cederanno, perché fa parte di quella. Sì, c'è da dire che è una protesta che il sindacato, se in qualche modo non ha partecipato attivamente, ma appoggia, che è appoggiata dagli studenti. Ci sono tantissimi, qualcosa come 4.000 licei occupati, ci sono alcune immagini cioè andiamo incontro, come dicevi Margherita, è senz'altro molto importante quello che succederà alle elezioni europee, perché in qualche modo l'impressione è che la politica sia ostaggio della finanza in qualche modo. La politica è ostaggio della finanza e lo è sempre di più, però facciamo anche attenzione perché è vero che sono state occupate tutte queste scuole in Francia, però normalmente le scuole e gli studenti non si muovono se non c'è un ordine che viene impartito anche dagli insegnanti o altro, cioè non credo che sia semplicemente una protesta giovanile, qui c'è qualcosa di molto più ampio.
Sì, no, ma infatti volevo dire, adesso poi per il 14 dicembre mi sembra che ci si aspetti anche uno sciopero generale e quindi sarà un altro momento molto molto importante per capire che direzione sta prendendo questa cosa che è sì, nata. Anche una parte dei generali hanno comunque chiesto la destituzione di Macron. L'hanno già chiesta già la settimana scorsa, e questo è il punto chiave. Indipendentemente dagli scioperi, bisogna guardare bene cosa succede a livello politico, soprattutto nei rapporti con Bruxelles. Bisogna vedere fino a quanto tempo potrà reggere Macron. Lui è stato eletto legittimamente, però bisogna vedere fino a che punto si espandono le proteste e fino a che punto possono essere accolte le sue controproposte, le sue misure di salario. E portano allo sforamento del PIL, come dicevi, al 3-4, insomma, sì, certo. Il 4% è molto alto, insomma, no, a noi non ce l'hanno mai permesso, quindi questo è un momento veramente cruciale per tutta l'Unione Europea. Anche perché è vero che la Germania rimane il paese più importante, come dicevo prima, ma sta soffrendo molto perché c'è una crisi molto importante all'interno della Deutsche Bank, che sta quasi per fallire. Quindi siamo in emergenza in Unione Europea, non è un dato indifferente, non siamo mai stati in un momento così difficile l'Unione Europea. E nello stesso momento tutto il mondo comunque si sta muovendo, sono delle giornate un po' particolari ed effettivamente ci sono un po' ovunque, non solo in Medio Oriente, segnali generali di disordine. Questi segnali di disordine sono evidentemente prodotti da un cambio d'epoca di cui anche i regnanti e i governanti, a seconda dei paesi, si stanno accorgendo e stanno cercando di prendere dei provvedimenti, ma si stanno muovendo come delle schegge impazzite, come delle mosche che non sanno dove andare, perché la situazione è anomala, è una situazione che non si è mai vista. Le alleanze assolutamente. Senti, c'è un'altra notizia a livello internazionale di qualche giorno fa che secondo me è veramente importante, la richiesta fatta, l'arresto in Canada di Meng Wanzhou, che è praticamente il financial, il capo comandante finanziario di Huawei cinese, su richiesta degli Stati Uniti. Al Canada si chiede che venga arrestata la figura apicale di una grandissima azienda della telefonia cinese. Ma che cosa c'è sotto questo caso che rischia di alzare già il contrasto tra Cina e Stati Uniti già abbastanza alto? Questa è la notizia cruciale di questi giorni ed è una notizia che farà cambiare da qui in avanti, farà cambiare tutti gli assetti internazionali, perché da questo momento in poi si deve prendere seriamente in esame il concetto di guerra tra Stati Uniti e Cina. Non si può più tornare indietro da questo momento. Quello che è successo è veramente l'apice. Non era mai successa una cosa di questa gravità. A Vancouver, il primo di dicembre, noi l'abbiamo saputo solamente nella notte tra il 5 e il 6 di dicembre, a Vancouver, su richiesta americana, su richiesta del Ministero della Giustizia americana, è stata arrestata Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria della Huawei. Per quale motivo? Perché sembra per gli Stati Uniti, sembra che sia stata coinvolta nelle sanzioni con Teheran. Chi ha imposto le sanzioni contro Teheran? Le sanzioni sono state imposte unilateralmente dagli Stati Uniti d'America. Noi, è notizia di oggi, attraverso notizia che è stata data dalla Mogherini, noi stiamo cercando un sistema alternativo
di pagamento alternativo allo SWIFT per poter continuare a commerciare con Teheran, perché sappiamo che le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti bloccano anche gli affari europei, e noi sappiamo che come Italia siamo il secondo paese interessato in quanto ad export con l'Iran. Non possiamo però, anche se non abbiamo fatto noi le sanzioni, non possiamo commerciare con l'Iran, perché i pagamenti devono passare attraverso il metodo SWIFT, che è governato dagli Stati Uniti d'America. Quindi dobbiamo trovare un sistema bancario alternativo per effettuare i pagamenti. Di conseguenza l'Unione Europea si sta muovendo in questo senso. È un momento veramente critico, perché dopo l'arresto di Meng Wanzhou l'Unione Europea decide questo passaggio, quindi di continuare ad appoggiare Teheran, può succedere qualsiasi cosa. Non lo sappiamo, ma può succedere qualsiasi cosa, perché effettivamente questo è successo: un arresto di una top manager cinese su richiesta statunitense in territorio canadese. È una cosa che fino all'altro ieri sembrava essere inaudita, però bisogna ricordarsi di un fatto che è successo l'anno scorso, esattamente il 21 dicembre del 2017, giorno in cui Donald Trump aveva emanato un ordine presidenziale, presidential order viene chiamato, è uno degli atti più importanti, presidential order a livello di legislazione americana, che viene effettuato molto di rado in casi eccezionali. Ma in quel momento, il 21 dicembre 2017, Donald Trump aveva ritenuto che ci fosse un'emergenza nazionale concernente la, che ci potrebbe essere anche in futuro, un'emergenza nazionale concernente la minaccia straordinaria e senza precedenti alla sicurezza nazionale, alla politica estera e all'economia degli Stati Uniti, creata da serie violazioni dei diritti umani e della corruzione in tutto il mondo. Questo ordine presidenziale dava quindi già dal 21 dicembre 2017 l'autorizzazione al segretario al tesoro, in consultazione con il ministro della giustizia degli Stati Uniti, a intervenire e ad arrestare qualsiasi persona rientrasse in questi termini, quindi rientrasse nei termini di serie violazioni dei diritti umani non ben specificati e corruzione in tutto il mondo, e che possono danneggiare la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti. Quindi è evidente che questo è stato un atto di guerra emesso, l'arresto intendo dire, della signora cinese, della Huawei, un atto di guerra degli Stati Uniti nei confronti della Cina. E questo è un atto che cambia completamente tutta la sfera geopolitica internazionale in questo momento. Beh, in qualche modo diciamo che alza moltissimo il livello dello scontro. Non lo alza semplicemente, qui siamo a dei livelli molto alti, perché la serie di violazioni dei diritti umani in questo presidential order non è specificato a cosa si riferisce, quindi voi capite bene che da questo momento in poi gli Stati Uniti si arrogano il diritto di poter arrestare chiunque abbia delle opinioni o si muova in maniera considerata inopportuna dall'amministrazione americana. E questo è molto pericoloso. È pericoloso per qualsiasi politico, per qualsiasi economista, per qualsiasi persona che intende in questo momento, per esempio, anche avere affari con l'Iran. Quindi la situazione è molto particolare, non era neanche immaginabile. Sappiamo però, sappiamo che Donald Trump in quei giorni stava trattando con la Cina per moderare le sanzioni, per moderare le difficoltà economiche e finanziarie che sono in corso tra i due paesi. Quindi evidentemente questo arresto ancora un'altra volta è sfuggito di mano al presidente Donald Trump, e ancora una volta questa è la dimostrazione che non è quasi mai Donald Trump ad agire da solo, ma c'è qualcun altro dietro di lui. Oramai Donald Trump non ha grande potere negli Stati Uniti d'America, ma all'interno del deep state americano,
almeno di uno dei deep, perché ce ne sono diversi deep state in America, almeno di uno di questi c'è qualcuno che ha preso il sopravvento, probabilmente guidato dal segretario di Stato Bolton, probabilmente. Ma in ogni caso, se avete notato, ogni volta che Trump fa una mossa positiva nei confronti di qualche paese, poi succede sempre qualcosa che va a frenare l'avvicinamento che Donald Trump fa nei confronti di terzi, come è successo anche in occasione del G20 che si è tenuto in Argentina, quando Donald Trump avrebbe dovuto incontrare privatamente il presidente russo Vladimir Putin per parlare di diverse questioni importanti per tutti quanti noi. Guarda caso, qualche giorno prima c'è stata una provocazione o un incidente, a seconda di come lo si voglia definire, nello stretto di Kerch in Ucraina, o meglio in Anche Crimea. questo, sì. Scusa, è molto importante parlare per i pochi minuti, abbiamo ancora 6-7 minuti che possiamo approfondire questo incidente nel mare d'Azov tra Ucraina e Russia, però ti volevo chiedere, quindi in qualche modo secondo te a Donald Trump stanno sottraendo di fatto il potere, sicuramente in politica estera, forse anche in politica interna, gli stanno sottraendo il potere. La politica interna lui l'ha già persa con le elezioni di midterm, con la maggioranza che ha perso al congresso. E si pensava che avesse abbastanza autonomia nella politica estera, ma evidentemente non è per niente così. Qualcuno sopra di lui ha già deciso che non va più bene e che dovrà essere sostituito. E dietro a chi prende queste decisioni ci sono sicuramente le lobby di armi. Che stanno inesorabilmente preparando una grande guerra, la più grande guerra che ci sia mai stata. Io vi posso dire che ieri ho avuto una piacevole conversazione, nonché un'intervista che appena avrò finito di montare vi girerò, con un ex generale della NATO, il generale Fabio Mini. È stato generale di capodarmata dell'esercito italiano, nonché capo di stato maggiore del comando NATO del Sud Europa e comandante della missione internazionale in Kosovo. E lui mi ha detto molto chiaramente la sua opinione, che la guerra tra Stati Uniti e Cina si sta preparando, è nei piani. Probabilmente ci può essere anche la Russia di mezzo, ma oramai stiamo andando ad un confronto diretto tra Stati Uniti e Cina, questo mi ha ribadito. Però alla mia domanda, quando gli ho chiesto quale sarà il campo di guerra, lui mi ha risposto ovviamente l'Europa. Era il discorso che si faceva anche nella puntata precedente, dove si diceva appunto che con il venire meno del trattato sui missili a intermedio raggio e quant'altro, però lo stesso generale mi ha detto: guardi, signora, che questi trattati non valgono niente perché la politica non è mai valsa niente, perché lui mi parlava di un grave pericolo di olocausto nucleare. Io gli dicevo, va bene generale, però noi siamo tra i paesi cosiddetti civili, i paesi occidentali, che abbiamo firmato ben tre trattati, cioè il trattato di non proliferazione nucleare, la convenzione contro le armi chimiche, la convenzione contro le armi biologiche, qualcosa sarà servito, no, a firmare questi trattati internazionali. E lui mi ha risposto, no, assolutamente no, perché le lobby delle armi vanno avanti. La potenza militare va comunque avanti, la politica non conta, le decisioni si prendono al di fuori della politica, si prendono a livello di finanza e si prendono a livello di lobby, di armi. I piani, lui ha continuato a dirmi, sono già stati fatti. Io gli ho chiesto: ma che tipo di guerra sarà? Visto che lui ultimamente di recente ha scritto un libro che si intitola proprio Che guerra sarà? Ho chiesto proprio che tipo di guerra sarà. Sarà puntata, visto che siamo pieni di droni e di tante altre cose come il MUOS, eccetera, sarà ancora puntata sulle popolazioni civili? Lui mi ha risposto: assolutamente sì, la guerra cambia mezzi, ma i metodi rimangono sempre quelli. Si deve puntare
alla popolazione civile, e mi ha fatto un esempio di un'esercitazione NATO cui lui ha partecipato nel 1975, dove in questa esercitazione si prevedeva che l'Unione Sovietica ci avrebbe invasi, e quindi la NATO decideva di concentrarsi nel Friuli Venezia Giulia al confine con l'ex patto di Varsavia. E all'avvicinamento dei russi, dei sovietici, diciamo così, la NATO prevedeva di colpire con una bomba atomica Udine. Lui, il suo ruolo, quello del generale Mini in quel momento, era il suo ruolo era quello di definire quale rischio ci sarebbe stato per la popolazione, e lui doveva prevedere quali erano proprio i rischi anche a livello biologico successivi all'esplosione della bomba che sarebbe stata lanciata dalla NATO per fare finire la guerra, evidentemente. Solamente con il lancio della bomba su Udine e zone limitrofe ci sarebbero stati 300.000 morti, poi ovviamente ci sarebbero stati tutti gli effetti a domino, come nel caso dell'esplosione della centrale di Chernobyl, mi facevo questo paragone. Quindi, sì, perché i militari vadano sempre al male minore, no, loro, quindi una bomba poteva servire per fermare una guerra, loro fanno questo tipo di ragionamenti, il male minore sulla pelle degli altri. Questo era già nel 1975, la NATO del 1975. Ora invece, cioè, siamo nel quasi 2019 e siamo di fronte ad uno scontro vero e proprio tra grandi potenze, ed è uno scontro molto realistico, e dove ci sono paesi con delle armi che sono incredibili, dove abbiamo Israele che dovrebbe avere tra le 200 e le 4, nessuno lo sa con precisione se non i servizi ovviamente, ha in pieno Medio Oriente ha tra le 200 e le 400 testate nucleari. Israele non ha mai fermato, non ha mai firmato le nostre teleconvenzioni, quindi Israele è legittimato a detenere testate nucleari, a detenere armi chimiche, a detenere armi biologiche. Israele può farlo, tutti quanti gli altri no. E quindi la situazione effettivamente è molto molto pericolosa. Non si tratta più di una guerra fredda, la prossima guerra sarà l'ultima, sarà una guerra caldissima, e quello che ci siamo detti in questi minuti non lascia trapelare nulla di buono. Certo, sono cose che succederanno domani e neanche questa sera, ma sicuramente nei prossimi decenni dovremo stare molto 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 attenti. Guarda Margherita, allora siamo giunti a scadenza del tempo a nostra disposizione. Senz'altro, per come vanno le cose, magari noi ci accorderemo, ma penso che mensilmente dovremo fare almeno un incontro per vedere il quadro della situazione internazionale come si evolve, perché a giudicare dalle cose che dici, il tuo punto di vista è sicuramente molto molto profondo, e altrettanto invece molto poco toccato dai media, dai talk show. Non si prende coscienza di questa pericolosità, anche per dare energia ad un comportamento opposto a quello che si sta costruendo diciamo nell'ombra. Allora, intanto tante grazie da parte nostra per la tua partecipazione, per quanto ci hai detto. Se posso aggiungere una sola cosa, Alviano, vorrei ricordare che in Israele è in atto l'Aliyah. L'Aliyah è semplicemente il ritorno degli ebrei nella Terra Santa, perché loro ritengono che il Messia arriverà in questo periodo, e quindi stanno ritornando in massa, si parla di circa 30.000 persone all'anno, con fondi degli Stati Uniti d'America. Non c'è più spazio per mantenere la gente nel territorio di Israele. Quindi tu prima accennavi allo scontro Libano-Israele, è molto probabile che questi scontri, non solo con il Libano ma con tutti gli altri paesi confinanti con
con Israele, quindi non solamente la striscia di Gaza e la Palestina, ci saranno degli scontri, perché ci sarà un problema di dove far vivere questa popolazione. Certo. Allora, guarda, sarà sicuramente argomento di approfondimento anche questa questione, e quindi speriamo di riaverti ai nostri microfoni. Molte grazie, un abbraccio, e speriamo che la questione a Roma si chiuda presto. Grazie. L'aria diventi respirabile di nuovo. Grazie, a presto, buona serata. Ciao Margherita, allora adesso pochissimi minuti, e quindi qui io chiudo il nostro collegamento e ripasso la linea a Massimo Bonella. Buonasera a tutti e grazie per averci ascoltato. Benissimo, allora dunque riprendiamo il collegamento qui, riprendiamo la linea qui da Venezia, dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Ringrazio naturalmente Pordenone, Albiano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, collegato con Radio Science nella trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo, e un ringraziamento e anzi anche devo dire un complimento alla collega, la giornalista Margherita Sulan, per questa spiegazione davvero eccellente. 19:52, vediamo di chiudere con una notizia che ci è giunta pochi minuti fa. Si tratta di Salvini al Movimento 5 Stelle, dunque no, scusate, era un'altra notizia, sempre di Salvini. Andiamo in Libano, quindi rimaniamo un po' negli esteri. Allora, preoccupazione e imbarazzo in ambienti UNIFIL militari dopo il tweet di Salvini, che ha definito Hezbollah terroristi islamici che scavano tunnel e armano missili per attaccare Israele. Tali dichiarazioni mettono in difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a sud nella missione UNIFIL lungo la Blue Line, si afferma. Il nostro ruolo super partners vicini a Israele e al popolo libanese è sempre stato riconosciuto nell'area. Stupito dello stupore, Salvini insiste: a casa mia i terroristi si chiamano terroristi. Così appunto Salvini. Andiamo a dare uno sguardo adesso, cambiamo argomento, alla testata antimafia2000.com, che come sapete noi seguiamo molto attentamente. Diamo un breve sguardo per quanto riguarda una rapida rassegna stampa, ci sono degli articoli molto importanti. Allora, tanto per rimanere in tema, perché anche all'interno di questa testata c'è la finestra per gli esteri, con un articolo, o meglio un editoriale, una riflessione di Giulietto Chiesa dal titolo "Il mondo intero è suddito degli USA?" Interrogativo. Poi a seguire potete leggere degli argomenti molto importanti, degli articoli veramente importanti di approfondimento. Iniziamo, vi segnalo questo: "Il senso di Mori per la legalità" di Lorenzo Baldo. "Cupola 2.0, se la mafia perdente torna al potere" di Aaron Pettinari. "Trattativa Stato-mafia, Travaglio, Berlusconi ricevuto da Mattarella nonostante sentenza dica che pagava la mafia", e questo è tratto dal Il Fatto Quotidiano.it, cioè il video, e potete quindi entrare e visionare con calma. Dunque vi volevo segnalare nell'area opinioni un articolo a mio avviso molto importante dal titolo "Scarpinato, per i colletti bianchi c'è una sostanziale impunità", a cura della testata Antimafia 2000. Dunque c'era una cosa di Gino Strada che avevo visto, volevo segnalarvelo, eccolo qua. Gino Strada alla trasmissione "Che tempo che fa", "Decreto sicurezza, non voglio un mondo in cui tornano dinamiche di violenza e razzismo". Bene, a questo punto sono le 19:56,
Stasera chiudiamo in giusto orario, malgrado la partenza leggermente in ritardo, insomma abbiamo recuperato. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo i siti internet, la nostra testata qui a Venezia, pianetaoggitv.net, è una all news, e il web radio, radio televisione internet, RST Sirius, che la potete visionare entrando nel sito internet radiosirius.it. È veramente tutto, grazie per averci seguito, un saluto alla regia centrale Rosario Moreno e a voi, anzi vista l'ora, buona cena a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.